Allora, buon pomeriggio. Ringrazio il Circolo dei Lettori di Torino di avermi invitato a questa conversazione su Antonia Pozzi. Mi fa molto piacere sempre parlare di Antonia Pozzi perché in qualche maniera la sua vita, lo studio della sua vita ha contrassegnato anche tanta parte della mia. Infatti sono parecchi anni che io mi sono occupata di lei, e fin dalla fine degli anni Ottanta, quando mi ero trasferita a Milano e avevo potuto incontrare Vanni Scheiville, era stato un grandissimo, come sapete, editore, grande piccolo editore di poesia, e con lui pensammo appunto di riportare in luce questa opera dell'Antonia Pozzi, e che era stata molto molto apprezzata anche da Montale, lo vedremo, ed è stata sicuramente una delle più grandi poetesse del Novecento. Però ci è voluto un po' di tempo perché le fosse riconosciuto l'altezza, insomma, della sua fisionomia intellettuale. E quindi io vorrei proprio cominciare dalla fine. Ho visto anche il profilo che avete scritto a proposito della Pozzi e a proposito della sua morte volontaria avvenuta quando aveva soltanto 26 anni. Questo è un fatto che contrassegna purtroppo tragicamente questa vita e che colpisce certamente la nostra immaginazione, no? Poi le circostanze di questa morte, questa dicembre a Milano, la sua bicicletta che volava verso e oltre l'abbazia di Chiaravalle, aveva lasciato la scuola salutando i suoi studenti con grande tristezza e poi si era avviata con la sua bici appunto verso la campagna. E poi fu trovata il giorno dopo, che era già agonizzante. E la famiglia, tra l'altro, aveva nascosto inizialmente le circostanze di questa morte, aveva parlato soltanto di una malattia improvvisa. E pensate che il suo testamento fu bruciato e ritrascritto a memoria dal padre. Ecco, queste sono già circostanze drammatiche che sicuramente colpiscono ancora oggi la nostra immaginazione. Però, ecco, una cosa, volevo subito sgombrare il campo, se possibile, da ogni tipo di interpretazione un po' umbratile, un po' mistica, delle mitologie della morte, delle premonizioni di morte, che sicuramente ci sono sempre, comunque, in una personalità così toccata dalla poesia, ma potrebbero oscurare quello che invece è la sua vera indole, la sua vera natura, che è quella di essere una innamorata della vita, cioè il suo lato in ombra, il suo lato lunare, il suo lato persefonico, erano comunque soltanto uno degli aspetti della sua fisionomia che era estremamente ricca e complessa. Per cui giustamente abbiamo detto, e si è ribadito nel corso degli anni, che la sua ardore di vita, lei stessa lo scrive, per troppa vita che ho nel sangue, tremo nel vasto inverno. Quindi in questa poesia che si chiama Sgorgo c'è questo grande entusiasmo vitale che la poneva in ascolto di tutte le cose, tanto che era attraversata da ogni emozione, da ogni incontro, in una maniera totale, assoluta. Ecco, quindi io direi subito di questa ragazza di 26 anni, milanese, che si è persa un giorno nella nebbia della campagna di Chiaravalle, in qualche modo cercando le sue origini, e direi che è stata una poetessa, totalmente poetessa, cioè una di quelle vite rare in cui la vita si identifica totalmente con la poesia. Ecco, quindi c'è una sua frase molto famosa che io trovo molto pertinente appunto da questo punto di vista, che dice: io vivo della poesia come le vene vivono del sangue. Ecco, quindi è molto evidente, molto importante, secondo me, fin dall'inizio,
cercare di rintracciare un po', tornando indietro rispetto a questo giorno del 3 dicembre del 1938, per capire che cosa sta dietro, senza cadere appunto nella mitologia della poetessa suicida, e vediamo di capire chi era Antonia. Allora, Antonia era una giovane che era nata in una ottima famiglia di Milano. La madre era una persona aristocratica, che apparteneva a una delle più antiche famiglie di Milano, si chiamava Lina Cavagna San Giuliani. E la nonna, qui Antonia era affezionatissima, la nonna Nena, anzi, scusate, era stata la nipote di Tommaso Grossi. Tommaso Grossi, che era uno dei migliori amici del Manzoni, dopo ritorneremo poi magari verso la fine per ricostituire in un modo, come dire, circolare questa esistenza. Il padre era un avvocato, che tra l'altro era legato in qualche maniera al fascismo, Roberto Pozzi, che era molto ambizioso nei confronti di questa figlia, la figlia unica, e quindi, essendo Antonio una ragazza ricca, benestante, in contatto con gli ambienti di Milano più raffinati, poteva partecipare alle serate di gala, aveva il palco alla Scala, aveva l'autista che l'accompagnava dove volesse. E quindi aveva tutta una serie di privilegi, tra cui anche l'esercizio dello sport, quindi sciava, era appassionata di montagna, avevano fatto apposta per lei un tennis, diciamo, uno spazio per il tennis per giocare con i suoi amici. Era una ragazza sportiva ed una ragazza che soprattutto aveva un infinito amore per la letteratura, per la lettura. Quindi queste erano tutte circostanze che avrebbero dovuto, come dire, avviarla verso una vita piuttosto appagante, una vita serena. Però non fu così, nel senso che in questa situazione così privilegiata, che io non esiterei a chiamare una sorta di campana di vetro, per citare Sylvia Plath, una poetessa molto diversa, ma con un analogo esito di morte alla fine della sua vita, di morte volontaria. E infatti dentro questa campana di vetro c'era un'esistenza estremamente istintiva, estremamente passionale, e questo lo dimostra fin dai primi anni della sua vita. Ora, per conoscere bene Antonia Pozzi, dobbiamo non soltanto occuparci della sua poesia, perché lei si esprime principalmente come appunto poeta. Direi più che poetessa, che è anche una parola abbastanza che vorrei che fosse in disuso, perché dà una connotazione femminile a un esercizio della poesia che comunque, come dire, non deve essere ne neutro, bisogna valutare come la poesia è sgorgata da questa anima che è squisitamente femminile. E appunto va studiata la sua poesia, ma va studiato anche, vanno lette le sue lettere, il suo diario e i saggi critici che vedremo, in cui la sua competenza letteraria si estrinseca in modo straordinario. Ecco, e quindi vediamo, c'è già una vocazione poetica fino dalla sua adolescenza. Perché lei comincia a scrivere poesie molto presto, intorno ai 12-13 anni. Era un esercizio, questo della poesia, che lei tiene nascosto. È un esercizio segreto, un esercizio in cui sfoga, diciamo, il suo bisogno di libertà, di affermazione, però non vuole far conoscere queste sue prove, perché fin dall'inizio ha una tale conoscenza dell'importanza della poesia, e un tale senso di umiltà e di modestia, di pudore, che raramente ha fatto conoscere questi suoi testi a qualcuno. Una delle prime persone che ha conosciuto queste sue poesie è stata l'amica Lucia Bozzi, che io ho conosciuto in convento, perché questa donna poi, diciamo, ha scelto la monacazione,
di far diventare suora di clausura dopo la morte di Antonia, e mi ha raccontato che appunto Antonio usava mettere dei foglietti nelle sue tasche, così come vergognandosi, e dove però comunque fondeva, esprimeva se stessa. E un'altra amica di queste adolescenze è stata Elvira Gandini, e queste sono quelle che lei definì le sue sorelle, a cui chiede di essere accompagnata, di essere guidata, anche protetta. E queste sue appunto prove adolescenziali dimostra di le sue letture, già perché leggeva molto i crepuscolari, leggeva Corazzini, c'è cioè questo senso di malinconia, di introversione, il bisogno di una poesia che veda, diciamo, all'interno di sé con un forte senso autobiografico. Nel corso del tempo, poi queste prove, queste iniziali prove poetiche, si affermano con più sicurezza, man mano che aumenta la sua conoscenza del mondo, la sua esperienza e la sua competenza letteraria. E ci fu un'esperienza che fu veramente fondamentale per capire tutto il proseguo della sua vita, che è quella dell'innamoramento e dell'amore, ma nel pieno senso del termine, per il suo professore di latino e greco, di lettere classiche al liceo Manzoni, al ginnasio, che si chiamava Antonio Maria Cervi e che lei chiama affettuosamente Antonello. Ora, questa figura di intellettuale era un grecista, un latinista, un filosofo del mondo antico, la coinvolse totalmente, perché questo uomo di mezza età, proveniente dal sud, ma estremamente affascinante, riusciva a coinvolgere tutti i suoi studenti nel suo progetto educativo, e quasi direi che attuava una sorta di maieutica socratica, quindi riusciva a tirar fuori da ognuno l'anima e il senso profondo dell'esperienza, dell'apprendimento. E quindi Antonia, che in quel momento ovviamente, come tutti nell'adolescenza, cercava altri punti di riferimento che non trovava in una famiglia così conservatrice, in fondo, no? E così opprimente nelle aspettative nei suoi confronti, trovato un modello, un riferimento che sperava potesse liberarla da quelle imposizioni. E però dentro di lei c'era anche un grande bisogno di essere ubbidiente, cioè di accontentare i genitori. E qui ci fu proprio comunque una grandissima sofferenza, perché questo innamoramento nasce subito sotto il segno dell'impossibilità, perché la differenza di età, la differenza di situazione che si presentò fin da subito, fece sì che quando si scoprì questa relazione, i genitori si opponessero. E allora Antonio Cervi si presentò in casa della Pozzi, chiese di poterla sposare, fece, diciamo, tutto quello che doveva fare sperando di poter ottenere qualcosa, ma ricevette dal padre un rifiuto, ma non solo un rifiuto, fu addirittura sfidato a duello, cioè una delle situazioni che, insomma, è incredibile che ancora nel Novecento si potessero avere questi accadimenti, ma non stupisce più di tanto, perché in fondo effettivamente una situazione come questa, lei era ancora minorenne, professore, proprio per la sua posizione non avrebbe potuto permettersi nient'altro che un rapporto discente e docente. E quindi questa storia si concluse tragicamente. Poi cercarono di vedersi, cercarono di incontrarsi di nascosto, ma gli impedimenti furono grandissimi. Ci sono anche degli aspetti che abbiamo anche qualche resistenza a raccontare, perché potrebbero indulgere in curiosità o quelle cose che talvolta vengono fuori quando si cerca di indagare le vite dei poeti, e che devono venire fuori fino a un certo punto, nel senso che noi servono questi accadimenti. Questa aneddotica ci serve per capire meglio
il perché di certe poesie, i contenuti che talvolta ci sfuggono, e non per se stessi, non per curiosità. Però va detto che da allora, dopo che ci fu questa esperienza troncata nel dolore, non solo fu un discrimine fra il prima, fra tutto quell'afflato e slancio lirico e quelle speranze, il dopo, cioè l'idea di un destino in qualche maniera che si insinua, un destino di insicurezza, quasi di fallimento, che fa sì che anche la sua poesia cambi, la poesia di Antonia cambia moltissimo dopo questa esperienza d'amore finito con Antonio Maria Cervi. Ci sono delle lettere bellissime che loro si scrivono, soprattutto lei a lui, e lui sembra quasi un po' prigioniero di questa dimensione, quasi da annunziano senza sensualismo, cioè è un uomo estremamente colto e raffinato, però sembra non avere la possibilità, neanche l'energia per potersi opporre a questa situazione. Quindi si ritira, rinuncia, e anzi crea quasi una sorta di mistica della rinuncia per convincere anche lei che quella era la via migliore nel loro caso, e quindi alla fine, malgrado tutte le sue resistenze, Antonio accetta di rinunciare, suo malgrado. E probabilmente ci può essere stato qualcosa che ha a che fare con un sogno troncato di maternità. Non ci interessa altre, come dire, analisi che poteva esserci stato un aborto, oppure non è importante questo, è importante capire che tipo di conseguenza ha avuto nella sua immaginazione, nel suo immaginario, nella sua vita intima e psicologica, la rinuncia non solo a un'unione completa, ma anche a un figlio, a un bambino che poteva restituirle quella infanzia che in fondo non ebbe, e anche restituire ad Antonello l'ombra del fratello morto, che era Annunzio Cervi, un poeta che era morto sul Grappa, molto dotato, molto stravagante, e di cui proprio, dicono i francesi, che qualcuno ha hanté, cioè proprio ossessionata, era ossessionata Antonia dalla figura di questo Annunzio, e quindi lui pensava che avrebbe potuto dare ad Antonello, restituirgli questo con un bambino, questo fratello che era morto molto giovane, prematuramente. Questo non avvenne, e la sua poesia comincia a essere costellata di simboli di morte, di paesaggi umbratili, sogni nati morti, sentieri che vanno verso cime impervie, nevi, cancelli, giardini chiusi. Cioè si vede che è proprio la vita comincia a chiudersi intorno a lei, e anche se il limite di per sé le dà il senso, come dire, della propria esistenza. Lei si interroga moltissimo sull'importanza esistenziale, proprio filosofica dell'essere, dell'esserci. Però quel limite che le dà il senso della sua circoscritta esistenza, le dà anche una sorta di sobrietà che le impedisce di effondere troppo questa energia e questo slancio lirico che sembra sempre superarla, ecco, in una direzione troppo emotiva, però ecco, questo limite sta diventando veramente il divieto, per non dire la censura, no? L'impedimento a quello che è il suo sogno di vita, un sogno fondamentalmente di libertà e di affermazione. Quindi diciamo che dopo questa vicenda con Cervi, appunto questa dicotomia tra vita e sogno, tra offerta e rinuncia, tra verità e separazione, diventa veramente conflittuale. Allora, vediamo comunque quali sono diciamo, i punti di riferimento anche dal punto di vista
nella toponomastica familiare, diciamo, dei luoghi poetici per eccellenza della sua vita, che sono Milano e Pasturo. Ecco, quindi a Milano si svolge questa vicenda con Cervi, che poi avrà anche dei momenti di incontro, per esempio durante il viaggio in Sicilia, o si incontreranno a Londra, quando lei era a studiare inglese e lui la raggiunge, ma fondamentalmente Milano è il luogo capitale, diciamo, della formazione poetica e culturale di Antonio. Pensate a una Milano comunque che negli anni 20 era veramente una metropoli, era già una capitale industriale, dove c'era una tradizione culturale straordinaria, no? Che anche nella sua famiglia discendeva direttamente dai romantici, prima ancora dagli illuministi. E che però nel momento in cui appunto il regime stava stringendo le sue maglie, stava gettando la maschera per mostrare veramente quali erano le aspettative che gli obblighi che imponeva agli italiani, e quindi aveva già cambiato e mutato anche il comportamento della società borghese di Milano. E quindi cominciava a diffondersi una sorta di intolleranza da una parte, l'inizio come dire, del razzismo anche, no? Vedremo poi più avanti si saranno attuate le leggi razziali, e dall'altra parte gli intellettuali, giovani soprattutto, che erano stati abituati a costruirsi, no? Secondo un regime e una cultura di tipo liberale. Si resero conto che quella nuova dimensione culturale che gli era imposta attraverso la retorica trionfalistica del regime, militaresca e autoritaria, non corrispondeva a loro. E Antonia fa proprio parte di questa giovinezza, come diceva Sereni, una giovinezza che non trova scampo, davvero, perché questi giovani appunto erano stati abituati a leggere la grande letteratura europea, a leggere i grandi autori da Pound, Eliot, Virginia Woolf, i russi, Dostoevsky, Thomas Mann, insomma erano ormai aperti a una cultura di tipo internazionale, si trovano di fronte all'obbligo di invece di stringersi nello strapaese o nella retorica dell'impero romano e altre cose che insomma non trovavano assolutamente adesione in loro. E quindi vedono, soprattutto chi tra loro era artista e poeta, nella poesia un modo di difendersi, una via di salvezza, un ancoraggio. Quindi qualcosa che, come diceva Valéry, uno dei loro poeti preferiti, che stia e resista nella tempesta, che è la tempesta della storia, no? Che è la tempesta della guerra che si sta avvicinando, i tamburi nelle tenebre che si fanno sentire sempre più drammatici e pesanti con gli eventi che preparano lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, ho detto tutte queste cose perché il tempo e i luoghi hanno molta importanza per capire come si poteva trovare una giovane che in quel momento fosse presente al tempo, sensibilissima, e d'altra parte impossibilitata a realizzare le sue aspirazioni anche di autonomia. Allora, quindi cominciamo ancora rispetto a questa situazione che stava vivendo storicamente anche Milano, a vedere come nelle poesie di Antonia si entri la storia, entri il tempo, entri il senso del dramma esistenziale sempre di più, soprattutto dopo la fine della storia con Cervi, anzi, a cominciare dalla fine della storia con Cervi, dal 33 fino al 36-37, veramente. Le poesie che leggete sono le più mature, le più drammatiche, quelle in cui si inserisce questo senso etico, no, della storia, che contrassegna la poesia della seconda generazione del Novecento a cui la Pozzi appartiene.
Non c'è quindi soltanto la ricerca, soltanto, tra virgolette, del rigore formale, della sostanza, del contenuto, della purezza di stile, c'è anche una volontà di esistenziale, no? Di partecipare, di testimoniare del dramma di questa generazione, del dramma della storia. E quindi Antonia va scrivendo questi suoi testi, raccogliendoli in questi quaderni che lei teneva con grande precisione, con una calligrafia chiarissima, e qui raccoglieva le sue esperienze autobiografiche, le sue esperienze private e anche pubbliche, sempre comunque continuando a scrivere tantissime lettere e cominciando a tenere anche un diario che è estremamente interessante. In cui si vede che i suoi studi stavano prendendo anche un indirizzo molto filosofico, direi quasi preesistenzialista. Infatti, lei diventa una delle studentesse migliori di un grandissimo docente che è stato Antonio Banfi, iscrivendosi all'Università Statale di Milano, che allora era in corso Roma. E Antonio Banfi in quegli anni era succeduto a Martinetti, a Borgese, e cominciò a delineare la sua posizione estremamente originale, ostile alla cultura del regime, cioè il razionalismo critico. E Banfi è un filosofo assolutamente antidogmatico e introduce questo senso, come dire, da Simmel, questa analisi della vita come oltrepassamento della vita stessa, come un più che vita, no? Quindi nel dramma della storia individua anzi una sorta di slancio vitale che permette di superare la crisi, quella crisi che questa generazione, che è anche in movimento, non solo in crisi, deve affrontare. Quindi anche se fu anche criticato perché alcuni dissero che Banfi aveva influenzato moltissimo i suoi studenti e quasi li aveva orientati a una sorta di pessimismo esistenziale, per cui alcuni di loro hanno finito tragicamente la loro vita, e, tra cui appunto Antonia Pozzi. Ma non siamo tanto d'accordo su queste posizioni perché se leggiamo appunto gli scritti di Banfi comprendiamo che non si tratta di una filosofia della morte, insegnare a morire, come diceva Montaigne, che era uno dei filosofi che si leggevano più spesso in quel periodo, ma era proprio anche un insegnamento per la vita e per la morte. Insegnare a vivere, insegnare non soltanto al giusto morire, come nello stesso tempo aveva scritto Rilke, no? Di maturare il sé, il frutto della propria morte. Questa era sicuramente la temperie culturale, questi erano gli argomenti su cui i giovani discutevano e questi i loro riferimenti sicuramente. E quindi ecco che un altro riferimento letterario molto importante in questo periodo per la Pozzi è stato Flaubert. Quindi lei ha scritto la sua tesi di laurea sulla formazione giovanile di Flaubert, lavorando alla Bibliothèque Nationale di Parigi. E qui anche è importante, non è soltanto una questione, diciamo, squisitamente letteraria, è importante che, per esempio, lei si sia dissociata dalla figura di Emma Bovary, che invece forse anche il suo professore Banfi pensava di identificarla in questa sognatrice della provincia che vorrebbe avere un altro tipo di vita rispetto a quella borghese in cui si è trovata a vivere, che l'annoia e che finisce per autodistruggersi per questa impossibilità, no? Del sogno. Ecco, invece per la Pozzi l'esempio di Flaubert è stato quello di una scrittura estremamente oggettiva, ecco, quindi la ricerca di una essenzialità e una purezza dello stile che costa anche una grandissima fatica. Ecco, quindi è molto importante sempre cercare di comprendere
come la sua evoluzione culturale, la sua formazione letteraria andava sempre più avanti, e insieme l'esperienza autobiografica e insieme le sue prove poetiche. Ecco che quindi intorno alla metà degli anni 30 cerca di mettere in atto questo esempio di stile che traeva appunto da Flaubert, cercando di far diventare la sua sofferenza esistenziale non solo un momento del suo dramma, no? Ma proprio qualcosa che doveva essere compensato in poesia, cioè la poesia avrebbe dovuto realizzare anche quello che nella vita non poteva essere compiuto. Quindi era un compito molto arduo quello che assegnava la poesia. Lei si aspettava di poter diventare poeta, perché non riteneva di esserlo, attraverso tutta una serie di prove, di esperienze, insomma, no, della vita che fossero un vero e proprio apprendistato, anche alla vita, non soltanto apprendistato letterario. E, ecco che quindi l'esempio della Bovary viene messo da parte, piuttosto è quello che la colpisce degli scritti di Flaubert è l'idea che la scrittura è una sorta di ascesi, no? Per cui lo scrittore fa un percorso come quello dell'alpinista, deve salire sempre più in alto, faticosamente, aggrapparsi alla roccia, aggrapparsi alla solidità della vita, all'oggettività del reale, per approdare, arrivare a delle mete veramente più alte, più importanti. Quindi, ecco, interessante questo bellissimo paragone che lei fa tra il percorso di Flaubert, il percorso ascensionale dello scrittore Flaubert, e quello dello scalatore. E subentra quindi questo un motivo molto importante della sua poetica, che è quello della montagna. Ecco, quindi abbiamo detto prima che la dimensione della città sicuramente è confacente al suo vivere, la dimensione di una Milano colta e già in ebollizione, diciamo, sempre mai ferma nell'acquisizione delle sue esperienze storiche, e dall'altra la montagna, no? Quindi la natura ha uno spazio fondamentale nella vita di Antonia, e tutta la natura, ma in particolare appunto la montagna. La montagna che ha anche una dimensione letteraria, e non dimentichiamoci che uno dei libri più amati da questa generazione è La montagna incantata di Thomas Mann. Ma c'è una montagna che lei investe della sua capacità di incantamento, e che è quella di non solo delle Dolomiti o dei luoghi delle Alpi che lei ama di più, ma soprattutto quella di un paese, un piccolo borgo nella Val Sassina che si chiama Pasturo, in cui ha la sua dimora prediletta. Infatti a Pasturo i Pozzi avevano acquistato una casa, una villa appartenente a una famiglia del Settecento, dei Marchiondi, una villa molto elegante ma molto sobria, in cui Antonia ha il suo nido, il suo studio. Potete vedere la sua biblioteca, che era ricchissima. Lei ha scritto le pagine più importanti proprio lì, nello studio di Pasturo, piuttosto che a Milano. E quindi, ascoltando la pioverna, il torrente che sui sassi, sentendo, insomma, osservando il cielo della Grigna, tentando spesso camminate, scalate solitarie per ritrovare se stessa, ecco lì ha veramente la dimensione più pacificata della sua vita. Ed è infatti lì che anche ospita alcune personaggi molto importanti della sua vita, tra cui il suo secondo amore, per citare proprio una poesia dedicata a lui, che è Remo Cantoni. Ecco, Remo Cantoni è uno dei giovani di questi giovani Banfiani, diventerà un filosofo, antropologo molto importante in Italia, e era un giovane molto bello, e
molto pieno di talento, e con una famiglia in parte in Germania. E quindi ci fu un viaggio anche dopo questo soggiorno di Pasteur in cui lui si curò di un problema polmonare, che passarono insieme, in cui ci fu un'amicizia anche con un giovane tedesco. Insomma, ci fu un'apertura da parte di Antonia nei confronti di nuove persone. Aveva aperto la sua vita a nuove esperienze dopo la caduta, insomma, il dolore immenso che le aveva destato la rinuncia all'amore per il suo professore Antonio Maria Cervi. Però purtroppo, ecco, non c'è un contraccambio da questo punto di vista, no? Cantoni le vuole molto bene, l'ama molto in altro modo rispetto a quello che lei avrebbe voluto. E quindi niente, deve ancora andare avanti, non deve fermarsi e deve continuare appunto a guardare alla strada che sta compiendo della sua conoscenza del mondo senza doversi fermare. Però qui si vede che appunto la sua posizione anche intellettuale come donna e come poeta era diversa rispetto a quella degli amici coetanei, che poi diventarono famosi con dei ruoli anche accademici molto importanti, e quindi appare effettivamente un po' isolata rispetto al contesto. Non che non fosse bene amata e non fosse stimata, anzi, quasi con paura, è trattata con ammirazione e anche un po' di timore. Però effettivamente sembra che non abbia avuto sempre la possibilità di essere compresa. Tant'è vero che ci fu anche un famoso fraintendimento con uno di questi studenti che diventarono poi a loro volta grandi professori, che fu Enzo Paci, che le disse un giorno, quando lei si confidò, scrivi il meno possibile. Scrivi il meno possibile, e che lei visse questa affermazione come un'ulteriore, come dire, di critica nei suoi confronti, anche se Paci, all'indomani della sua morte, scrisse un necrologio molto bello in cui disse che si sentì molto maleducato poi per aver detto questo ed essere stato frainteso. E in realtà penso che lui intendesse proprio il senso dell'assolutezza, dell'essenzialità, quella ricerca, quello scavo della parola, che era anche quello, diciamo, un grande filone, una grande corrente della poesia di quel periodo. E in effetti Antonia stava lavorando in questa direzione, perché vedete, se vedete le prove della sua maturità, delle poesie che lei sta scrivendo, vedete che si era allontanata da certi modelli crepuscolari e simbolisti per cercare proprio di esprimere nell'essenzialità della parola dei cromatismi quasi espressionisti, no? Degli scatti lirici drammatici, ci sono delle immagini che addirittura a volte ci fanno venire in mente certi quadri Döblin, no? Non più i quadri impressionisti. O miei, insomma, delle più in cui il paesaggio è più edulcorato, c'è cioè proprio un dramma anche nei suoi testi poetici che corrisponde a queste prove molto, molto dure che lei stava facendo in questo periodo e soprattutto corrisponde alla sua consapevolezza filosofica. E infatti, anche in questi testi in cui cerca di superare questi limiti, queste prigioni per sconfinare ampiamente, liberamente, no? Con delle proprio ali cariche, senza sentire più i pesi terrestri, no? Cerca di oltrepassare questi limiti, di aprire nuovi sentieri al suo domani.
Però appunto c'è sempre questa consapevolezza esistenziale, c'è sempre questa coscienza filosofica della crisi che la apparenta all'atmosfera culturale di questo periodo. E allora, fra tutti questi suoi amici, il più vicino e il suo più fraterno amico fu Vittorio Sereni. Ed è giusto ricordarlo qua, mi fa piacere ricordarlo sempre. Perché fu proprio lui, quando io gli parlai poco prima di morire, che mi disse cosa avrei dovuto fare per poter sapere qualcosa di più della Pozzi, per poter realizzare qualche progetto di studio su di lei. Quindi io parlai proprio con Vittorio Sereni, che mi inviò da Scheville, poi riprese, diciamo, quest'idea di questo progetto editoriale. Sereni. È stato veramente un amico fraterno e anche lui sentiva questo tema della frontiera, del limite. Anche lui era ossessionato, come dire, da una visione del passato che continuava a perseguitarlo anche nel presente. E quindi, a parte la bellissima poesia che scrisse 3 dicembre per la morte dell'amica. E ricordiamo che Antonia, quando si allontanò dalla scuola per andare a morire a Chiaravalle, portava nella sua borsa una poesia che aveva ricopiato da Sereni, una poesia di Sereni che si chiamava Diana e che fa parte di Un concerto in giardino, ma è dedicata a un'amica che lui aveva perduto. Beh, è strano l'effetto perché quando io scoprì questa cosa, come la trasmise Daria Menicanti, sembra quasi di riconoscere davvero in questa Diana, in questa poesia, la stessa Antonia, lo stesso destino di Antonia, ma questo non è. E che anche Sereni aveva questi bisogni, questi inseguimenti di queste donne ideali, fantasmatiche, queste Euridici, queste Persefone che attraversavano gli inferi e qualche volta non tornavano. E quindi c'è questa visione purgatoriale di incontri spettrali talvolta, ma anche di un senso della storia e del dramma della storia. Non dimentichiamoci che anche Sereni non solo è stato soldato in Grecia, ma anche ha partecipato alla Resistenza, è stato presente a tutti, diciamo, gli eventi storici anche dell'Italia del dopoguerra. Ha vissuto molto più a lungo della sua amica, e però questo non significò che lui non pensasse spesso a questa figura perduta e non, come altri, insomma, in qualche maniera sentissero anche la colpa di non averla accompagnata. Forse in modo più attento, ma è impossibile, come dire, sensi di colpa di una comunità non sono neanche giusti, insomma, quando si tratta anche in qualche maniera di una volontà che era pervicacemente perseguita, non è stata responsabilità che non indiretta, insomma, quindi non si possono giudicare queste cose così facilmente. È importante sapere che, appunto, tra l'altro, Sereni. Essendo direttore editoriale della Mondadori, volle che fosse pubblicate le poesie della Pozzi dopo la prima edizione fatta dalla famiglia del 39, fu pubblicata poi nel 48 e poi nel 64 e l'introduzione fu affidata a Montale. È stato lo stesso Sereni a suggerire a Montale di fare un'introduzione della Pozzi e Montale fu il primo che si occupò della Pozzi con tutte le sue capacità di critico poeta di estrema bravura, che a parte l'indicazione per cui lui trovava una sorta di uniformità di immagine in queste poesie, che forse non le ha fatto del tutto, ne ha fatto un po' di torto, non valutando quanti scatti stilistici, quante novità anche lei introduceva in questi testi, ma ebbe l'intelligenza critica di dire di non interpretare questi testi, come spesso è stato fatto anche di recente, come una specie di sfogo sentimentale, affettivo, per cui la poesia dei buoni sentimenti,
la poesia della bontà, la figura della giovane poetessa prematuramente morta, diventata santa magari o mitizzata. No, Montale richiamava sempre all'importanza della validità appunto della ricerca poetica. E quindi essendoci una grandissima eticità nella poesia della Pozzi, dei fondamenti filosofici e uno stile che non è esibito ma è pur presente, Montale apprezzò molto questa poesia. Anzi, mi ricordava Scheidiller che un episodio divertente, che lui si trovava al premio, un premio a Roma, e, tra l'altro accanto a Maria Luisa Spaziani, e chiesero a Montale chi è, secondo lui era la più grande poetessa italiana del Novecento, e sa che Montale non era molto favorevole ai complimenti nei confronti delle poetesse, però aveva molta considerazione per alcune autrici, e comunque lui rispose: a parte la Pozzi, nessuna, cioè non ho presente, come dire, di poetesse grandi come lei. Davvero è stato molto importante il giudizio di Montale, che tra l'altro segue anche quello di Eliot, perché Eliot aveva ricevuto dal padre dell'Antonia le poesie di lei e scrisse che trovava una grande probité d'esprit, una grande probità, una grande coerenza, una grande nobiltà di spirito in questa poetessa. Quindi i giudizi di due autori molto impegnativi come Eliot e Montale bastano già di per sé a una valutazione critica dell'opera di Antonia Pozzi. E nell'ultima fase della sua vita, vediamo, è molto importante in questi anni 37-38. Nel 37, per esempio, c'è questa esperienza come dire, quasi come se la sua vita acquisisse un ritmo ancora più serrato, ancora più drammatico. Viene come travolta da esperienze quasi mistiche, diciamo, tra virgolette, per esempio l'incontro con l'angelo, che sembrerebbe ricordare certe atmosfere, certe suggestioni proprio della Mitteleuropa, no? Gli angeli di cui parlò anche Rilke, ecco, in questo senso un altro autore da lei molto amato. E in effetti, ecco la presenza di Rilke, per esempio, con la lettura molto personale del Tonio Kruger, in cui sia lei che Sereni si vedono come dei, lei si faceva chiamare anche Tonia, come dei Tonio Kröger rispetto alla normalità, al valzer a tre tempi della vita che non corrisponde al tormento interiore del giovane Tonio. Quindi Thomas Mann con Tonio Kröger e Rilke dall'altra parte con la ricerca poetica appunto e filosofica che contrassegna le poesie grandissime di questo autore sono i punti di riferimento di questo periodo. E nel 38 l'Antonia fa un incontro, approfondisce la conoscenza con un'altra persona molto importante della sua vita, che è stata Dino Formaggio. Con Dino Formaggio, che era anche lui un giovane filosofo operaio, nel senso che era di una famiglia molto, molto semplice e lavorava per poter vivere, studiava di sera, e questo fatto faceva sì che l'Antonia lo ammirasse moltissimo, perché lei aveva sempre desiderato nella vita quello che le era sempre mancato, che era l'essenzialità, non avere tutti quegli agi, non avere tutti quei privilegi che invece la famiglia le sciorinava davanti, no? Tutte quelle opportunità che gli altri suoi amici non avevano, avrebbe volentieri fatto meno di tutto questo. E andare in bicicletta o passeggiare insieme a Dino con la macchina fotografica, a catturare le immagini della campagna, della pianura padana, gli alberi scheletrici, le case popolari, la realtà oggettiva
che andavano scoprendo, è stato per lei la rivelazione di un nuovo mondo. Quindi, di nuovo, la speranza è molto intensa, sembrerebbe essere proprio la volta decisiva perché lei cominci a vivere, a mettere quel coltello nel pane, diciamo, della realtà che aveva perseguito, insomma, questa aspirazione per tutta la sua vita senza mai poterla realizzare. Ma anche in questo caso qualcosa successe e ci sono testimonianze, insomma, che sono state raccolte. Io ho scritto una biografia, la prima biografia della Pozzi, In riva alla vita, in cui ho cercato anche al tempo, c'erano ancora diversi testimoni viventi, quindi di raccogliere tutti i possibili elementi che potessero servire a capire dove stava andando, insomma, anche nell'ultimo periodo questa sua vita. Ma insomma, anche questa vicenda però si concluse con un fallimento, con una delusione. E quindi siamo ritornati, diciamo, siamo ritornati a dove avevamo cominciato, a questa decisione che prese in un mattino di dicembre di togliersi la vita, ma proprio in uno di quei luoghi che amava frequentare insieme all'amato Dino. La fotografia è una componente importantissima della sua opera. E quindi la fotografia, tra l'altro, ferma il tempo più che lo spazio. È proprio quella della capacità di fermarsi, di fermare l'immagine prima che si perda, e quindi sulla soglia della visione stessa, no? È una capacità che hanno proprio di stagliarsi nel tempo queste fotografie di Antonia, che quindi potete ammirare anche nelle edizioni che sono recentemente uscite, in cui spesso mette anche delle didascalie, delle dediche, e ci parla molto, moltissimo di sé. Tra tutte queste foto ci sono anche quelle sue autoritratti, e la foto che lei ama di più è quella in cui viene rappresentata con un berretto di montagna, con gli scarponi, con le calzoni alla zuava. Quindi non la visione dell'Antonio elegante, quella che andava alla Scala, ma una ragazza assolutamente spontanea, semplice, che aveva la capacità di instaurare un dialogo immediato con tutti, di donarsi con grande generosità e di restare, diciamo, con quella innocenza e pudore che aveva appunto da ragazza. Per chiudere, avvicinandomi alla conclusione di questa conversazione, io volevo richiamare all'estrema attualità, insomma, di questa poesia. Siamo in un periodo in cui, come dire, non è stato facile negli anni, al fine degli anni Ottanta, far conoscere questa poetessa che era stata seppellita una seconda volta perché non si pubblicava mai niente, insomma, di questa autrice almeno per parecchi anni. Quindi, a cominciare da Scheiviller, ma poi Garzanti e poi Archinto, insomma, abbiamo curato insieme con Onorina Dino, che è l'erede testamentaria perché per volontà della madre di questi testi, e avevamo cercato di recuperare l'originalità, cioè la versione originaria di queste opere, quella che la Pozzi aveva voluto, perché moltissime erano state i ritocchi, le manipolazioni, le censure operate probabilmente dal padre sui suoi testi, quindi cancellate le dediche al professore, cancellate le poesie come Alla mia nudità, in cui si rappresentava in una maniera per i gusti del tempo, insomma, che si sembrava troppo libera. E quindi invece ripristinare la versione originale è stato un lavoro, secondo me, molto importante. Continua questo successo editoriale della Pozzi. Siamo in un'epoca in cui i poeti di successo circolano sul web, circolano sui social, e quindi, come dire, non è avvenuto quello che temeva Montale, che la poesia della Pozzi fosse confusa con la poesia dei buoni sentimenti. Però certamente, un po' come il caso dell'Alda Merini, la poesia, che poi magari le poesie d'amore che sono splendide, vengono utilizzate, ma giustamente, no? Come messaggi dai lettori, dai frequentatori dei social, ma perché no? Perché c'è anche il fatto che
la cultura, la raffinatezza, la filosofia che c'è dentro questa poesia è pur sempre presente se qualcuno vuole andare un pochino più a fondo. E in ogni caso resta per tutti questa estrema capacità musicale, questa estrema capacità di porsi in colloquio con le persone e le cose, la natura tutta, questo senso orfico, come dire, di padroneggiare tutto il vivente per poterlo offrire come messaggio agli altri, questo bisogno di comunicare che è veramente molto etico. E quindi il volto nuovo di Antonia, togliendo, diciamo, il bavaglio che le era stato messo dalla sua famiglia, dalla società in cui ha vissuto, dal regime fascista che stava imponendo ai giovani una visione del mondo che loro non apparteneva, e sta tornando man mano alla luce la sua fisionomia, la fisionomia di una giovane che ha vissuto soltanto 20 anni della sua vita, non si sa cosa avrebbe potuto diventare, non si sa quanto importante sarebbe potuto diventare se avesse vissuto tutta la vita, tutta la sua vita. Ma il tesoro, diciamo, dei versi che ci ha lasciato è l'essere rimasta forever young, soltanto momento, essendosi fermata così presto, sono comunque una testimonianza di grande importanza. E posso dire che tra l'altro si sta preparando una nuova edizione della sua opera, dell'opera completa con Mondadori, che sto curando con Mondadori, e quindi lo posso dire in questa occasione, a parte il libro di La vita felice che ripropone i testi degli anni 30, ci sembrano molto molto attuali, perché una delle, stavo dimenticando una cosa molto importante, uno degli autori che lei studia di più alla fine dell'ultimo periodo è stato Huxley, che è uno scrittore di, come saprete, di fantascienza distopica. No, la rappresentazione in Aile Singhase, in Mondo Nuovo, di un mondo dominato da un regime planetario che ha indotto nelle persone quasi l'abitudine a non essere più libere. L'idea anche di uno scientismo che analizza in atomi indifferenziati, no? Quelli che sono i temi anche della fisicità, del corpo, del sangue. Ecco, queste sono le ultime cose della sua vita che lasciavano presagire anche questo approccio alla prosa, no? I tentativi di scrittura nella prosa, l'interesse per il cinema, ecco, tutte queste cose lasciavano presagire un grande destino molto differente. Ma comunque, ripeto, il successo che anche attualmente la sua opera ha, l'importanza che ormai ha anche nel panorama letterario italiano, nelle antologie, persino nei libri scolastici, insomma, finalmente è stata riconosciuta, diciamo, questa poetessa nella sua grandezza e nella sua importanza nel panorama della nostra letteratura. E quindi niente, mi fa piacere concludere questa conversazione ricordando dando un annuncio, insomma, di queste iniziative che si preannunciano, per cui ogni periodo storico, anch'io ne ho visto qualcuno a proposito di questa lunga storia di convivenza. Tra virgolette, no? Con questa poesia, con questa poetessa, ogni epoca, ogni periodo ha qualcosa di nuovo da dire, e quindi speriamo che altri studi e altre iniziative prendano forma nei prossimi anni. Grazie.